tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono stata 10 giorni in vacanza in Sardegna, come testimonia la mia abbronzatura, o almeno spero, e oggi voglio raccontarvi quanto ho speso e che cosa ho fatto durante questi 10 giorni. Partiamo da tutto ciò che ho prenotato in anticipo. Per il traghetto andata e ritorno passeggero più piccola automobile ho pagato 132 euro. Sono stata fortunata perché c'era uno sconto particolare per la festa della mamma e quindi sono riuscita a trovarlo a un prezzo inferiore, e poi non ho scelto di prendere la cabina ma ho scelto di rimanere nel traghetto e prendere soltanto un biglietto standard. Per quale motivo non ho scelto la cabina? Perché non scegliendo la cabina ho potuto risparmiare moltissimo. Sono giovane, quindi riesco a dormire praticamente ovunque, e anche se per caso una notte non dormo benissimo, non importa, tanto sto andando in vacanza. E che cosa faccio di solito? Cerco di accaparrarmi queste poltrone molto lunghe, per i più schizzinosi saltate questa parte del video, e metto dei salviettoni da mare che porto soltanto proprio per la tratta dell'andata e per la tratta del ritorno, le posiziono sulle poltrone e poi utilizzo un sacco a pelo. E voi direte: d'estate il sacco a pelo? Sì, perché dovete sapere che nei traghetti, nelle aree comuni, accendono l'aria condizionata per ricreare il polo nord, e quindi di solito mi porto una bella felpa, una sciarpina e anche il sacco a pelo, così sono sicura di non ammalarmi prima di arrivare in vacanza, perché io e l'aria condizionata non andiamo d'accordo. Dunque preparo tutta la mia sistemazione e poi utilizzo anche quelle mascherine per la notte, in modo tale da non dover essere disturbata la luce, che chiaramente nelle aree comuni rimane sempre accesa. È chiaro che non è il massimo del comfort, però in questo modo riesco a risparmiare dai 100 ai 200 euro se parliamo di una cabina proprio standard. Se parliamo di quelle con il balcone anche arriviamo a risparmiare 300 euro in questo modo. Perché ho scelto di andare con il traghetto e non con l'aereo? Perché alla fine l'aereo mi costava meno di biglietto, ma avrei dovuto pagare di più per il transfert, cioè per chiedere a qualcuno di venirmi a prendere all'aeroporto e portarmi dove ero alloggiata. Una volta lì poi non avrei avuto la macchina, avrei dovuto noleggiarla, siccome sono giovane c'è il sovrapprezzo perché guida giovanile, eccetera eccetera. Quindi alla fine, facendo due conti, avrei speso molto di più con l'aereo, il transfert e il noleggio macchina che andare con il traghetto e la mia macchinina. Io consiglio di andare con il traghetto e la propria macchina anche perché la Sardegna è tutta da scoprire. Quindi, secondo me, arrivare in un luogo, anche in un villaggio dove si ha la propria spiaggia, e rimanere lì per 10-15 giorni, una settimana, è un po' sprecato, tra virgolette, nel senso che è bello poter visitare le diverse spiagge, le diverse calette, perché la Sardegna cambia colore ogni volta che cambi lo sguardo. E quindi è vantaggioso potersi muovere con la propria macchina e andare a cercare tutti i vari scorci segreti. Un altro traghetto che ho pagato è quello da Palau alla Maddalena e Maddalena Palau, 33 euro, e contiene anche già la tassa di sbarco alla Maddalena. Questo perché? Perché quest'anno ho proprio deciso di fare una settimana sull'isola della Maddalena. Sulla Maddalena dove ho alloggiato? Ho alloggiato in un piccolissimo villaggio super a contatto e immerso nella natura. Ho scelto un villaggio che non costasse una follia. Gli scorsi due anni avevo speso un pochino di più, chiaramente il livello era più alto, ma quest'anno, visti i prezzi che sono aumentati, schizzati alle stelle, cioè qualsiasi cosa paghi, anche a respirare paghi, allora ho deciso di trovare un piccolo villaggio immerso nella natura che costasse un pochino meno. Per una settimana, 8 giorni, dal lunedì al lunedì, pensione completa, quindi colazione, pranzo e cena, e tutti i servizi, diciamo, del villaggio. Non aveva la piscina, un villaggio molto semplice, molto a contatto con la natura, aveva la spiaggia privata e la possibilità di utilizzare canoe, barchette a vela e windsurf gratuitamente. Ho pagato la bellezza di 741 euro. Perché ho scelto di fare 8 giorni in villaggio e altri 3 giorni in un B&B e non
tutto per esempio in un B&B, perché ho valutato i diversi prezzi e adesso molti B&B hanno alzato anche loro la tariffa che chiedono a notte e quindi alla fine mi sarebbe costato quasi quanto un villaggio, esclusi tutti i servizi, servizi che chiaramente non esistono in un B&B e quindi banalmente la colazione, il pranzo e la cena li devi fare tutte le volte fuori oppure cucinarti a casa. Ecco, visto che è l'unica vacanza praticamente che farò quest'anno, forse magari riuscirò ad andare 3 giorni in montagna, non si sa, ma per ora è l'unica vacanza che faccio, non avevo voglia di andare in un B&B e cucinare il pranzo, la cena, la colazione, eccetera. Perché? Perché lo faccio tutti i giorni, quindi in vacanza volevo riposarmi e stare più tranquilla. E infatti nel villaggio, avendo la possibilità di trovarla pronta, come si suol dire, mi sono rilassata molto di più. I giorni in cui andavamo a esplorare le diverse spiagge, quindi non mangiavamo lì, ci portavamo il lunchbox fornito da loro e quindi perfetto. Al contrario, nel B&B avrei dovuto continuare ad uscire a mangiare o appunto cucinare, ma uscire a mangiare ogni volta in un ristorante diverso costa. Anche qui i prezzi sono aumentati tantissimo e ho potuto appurarlo negli unici 3 giorni in cui ero in villaggio e mi sono spostata nella zona di Orosei, ma ve ne parlo più tardi. Il B&B che ho trovato per gli ultimi giorni di vacanza era nella zona appunto di Orosei ed era bellissimo. Un appartamento bello spazioso in cui avevo tutto ciò che mi serviva e c'erano anche dei bellissimi gattini che ogni mattina mi davano il buongiorno, che ritrovavo la sera, che mi facevano compagnia, quindi davvero stupendo. In quei 3 giorni ho deciso di fare colazione a casa perché mi ero portato uno scatolone con dei succhi, dei biscotti, delle cose da casa, così ero già a posto e lì non dovevo spendere nulla per far colazione e poi invece durante il pranzo mangiavo della frutta in spiaggia molto leggera e la cena uscivo al ristorante e adesso vi racconterò meglio nel dettaglio anche l'aspetto ristoranti e cibo. Chiaramente quasi a zero le spese dal punto di vista di pranzi, cene, eccetera, durante il periodo in villaggio, tranne un pranzo di 25 euro il giorno in cui siamo arrivati perché non era compreso e poi abbiamo speso 25 euro per il mirto la sera ogni tanto, dei caffè extra, piuttosto che una granita, un drink, in qualche uscita serale in cui abbiamo fatto anche amicizia, per cui siamo andati un po' a vivere la vita sociale, diciamo, la sera e quindi 25 euro. Tutt'altro discorso invece per i giorni in cui siamo stati nel B&B e quindi siamo usciti al ristorante. La prima sera abbiamo trovato un posto meraviglioso, non meraviglioso esteticamente ma meraviglioso dal punto di vista del cibo, perché io volevo andare a mangiarmi un bel fritto misto perché in tutta la vacanza non me l'ero ancora mangiata e quindi avevo questa idea. Qualche anno fa, sempre in Sardegna ma nella zona di Olbia, avevamo trovato una pescheria che era anche friggitoria, vendeva pesce fresco ma anche pesce cucinato, tra cui il fritto misto, e avevamo mangiato un fritto buonissimo e quindi mi sono detta: cerco una pescheria anche qui a Orosei e vediamo se ci cucina qualcosa. È stato la fine del mondo. Ho mangiato un fritto, ma non un fritto solo con i calamari. C'erano calamari, c'erano gamberi, c'erano dei pesciolini, dei granchi, di tutto, per cui un fritto stratosferico e un pesce alla griglia, che è il miglior pesce alla griglia che io abbia mai mangiato in vita mia. Freschissimo, senza aromi, senza niente, cioè proprio cotto così alla griglia, si scioglieva. Guardate, una cosa incredibile e abbiamo mangiato veramente tanto e ho speso soltanto 19 euro. Avete capito bene? 19 euro. E ho mangiato benissimo. La sera successiva invece sono stata in un ristorante con una vista stupenda, ma che qualitativamente non era un granché, soprattutto in base al prezzo, perché ho speso 45 euro per un antipasto e un primo. Ma attenzione bene, voi direte, perché ti sei fatta fregare, potevi capire prima quanto costava? E invece no, perché sono andata su internet a vedere il menù, quanto costava, e quando sono arrivata lì sul menù c'erano tutti i prezzi alzati, per cui rispetto a quello che c'era scritto online, quello che c'era sul posto era molto più costoso, ma ormai eravamo seduti, avevamo prenotato e quindi ciao ciao. L'ultima sera siamo stati in un ristorante pizzeria e qui abbiamo speso 34 euro a testa. Ma veniamo alla mia parte preferita in assoluto, le gite.
Ecco, io quando vado in Sardegna non posso non fare gite. Scoprire, andare in mare è proprio la mia passione più grande. Ecco perché infatti cerco di risparmiare un pochino di più nell'alloggio, nel traghetto, dove posso risparmio anche prima a casa per poi godermi delle gite bellissime. La prima gita che ho fatto è l'arcipelago della Maddalena, l'avrò visto 825 miliardi di volte, ma non mi stanco mai, quindi super consigliato, in barca a vela. In questo caso ho speso 120 euro, siamo partiti alle 9 di mattina, siamo rientrati alle 18 di sera e abbiamo mangiato a bordo tutto un pranzo a base di prodotti sardi tipici, pesce eccetera eccetera, e abbiamo visto tutto l'arcipelago, spargi, budelli, Santa Maria, una cosa meravigliosa. Ho fatto 825 miliardi di bagni e mi sono divertita tantissimo, quindi bellissimo. Sappiate che più o meno vanno dai 100 ai 120 i prezzi per le gite in barca a vela. Ci sono anche i catamarani. I catamarani, secondo me, non valgono così la pena, nel senso che, poi è chiaro che va a gusto personale, però se vi piace l'esperienza di andare con la vela, con la barca a vela andrete per un bel tratto a vela, soprattutto se siete nell'arcipelago della Maddalena in cui c'è sempre tanto vento. Se siete col catamarano è più difficile che loro aprano le vele e che andiate a vela, molto probabilmente andrete a motore e secondo me non è così bello, quindi io vi consiglio barca a vela. Poi volevo fare il giro di Caprera, che ha delle spiagge bellissime, tra cui Cala Coticcio, che è stupenda, soltanto raggiungibile via barca oppure con un trekking, ma è necessario chiedere ad una guida turistica di essere accompagnati e si può andare o nel turno del mattino o nel turno del pomeriggio. E anche Spargi, Budelli e Santa Maria sono raggiungibili soltanto con la barca, ecco perché si fanno queste escursioni appunto in barca. Caprera l'ho fatta su un motoscafo con un signore maddalenino doc, Bruno, che è stato simpaticissimo, ha raccontato tantissime storie di quando lui era giovane, della Sardegna, dei racconti bellissimi, delle poesie, proprio è stato stupendo. Anche lì lui ci ha cucinato a bordo e in questo caso ho speso 100 euro. Ho fatto anche qui bagni a più non posso, quindi davvero super. Un'altra gita che ho fatto a Caprera per visitare bene Caprera e vedere un po' l'entroterra è una gita a cavallo. Ho speso 50 euro per un'ora e mezza di passeggiata ed è stato bellissimo. Siamo anche andati nel mare con i cavalli e c'era da ridere perché il cavallo davanti a me a un certo punto ha sentito l'acqua fresca e ha detto: mi siedo qui, mi sdraio nell'acqua. L'istruttrice ha iniziato a dire: no, 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 non fare sedere il cavallo. Il mio proprio, cioè non gliene poteva fregare di meno, quasi andava sulla spiaggia, nell'acqua non ci voleva stare, ma quello davanti voleva sdraiarsi e rimanere lì, è stato veramente super divertente. Un'ultima gita bellissima nell'altro mio posto preferito, diciamo che in Sardegna io amo l'arcipelago della Maddalena e la costa di Baunei, dove ci sono Cala Golorizé, Cala Mariolo, Cala Biriola, tutte le cale più belle del mondo sono lì, e quindi lì ho fatto una gita in gommone. In questo caso non avevamo il pranzo, ma ce lo siamo portati al sacco e abbiamo visto tutte le cale più belle, le spiaggette, le grotte. Vi consiglio davvero di fare questa escursione e l'abbiamo pagata 50 euro. Esiste anche la possibilità di fare una gita in queste spiagge con quei barconi molto grandi in cui si è in tante persone. La cosa che a me non piace di quelle gite è innanzitutto che sei su una barca gigantesca, un po' come se fosse un traghetto, quindi non hai questo strettissimo contatto, diciamo, con il mare, non puoi fare bagni dalla barca perché ti sbarcano in spiaggia tutte le volte, hai l'orario contato, insomma non mi piacciono molto, mi sento un po' costretta in degli orari anche se sono in vacanza, mentre con la barca a vela, con il motoscafo, col gommone, secondo me sono gite più anche che seguono un po' i tempi di coloro che partecipano, poi ci sono poche persone perché da 8-12 persone si riesce a mangiare insieme, si socializza, insomma a me piace molto di più. Però sappiate che c'è anche questa opzione, chiaramente costa molto molto meno. Ho speso un bel po' anche in benzina, facendo benzina tra l'altro su un'isola nell'isola, cioè la Maddalena, ok? Quindi ho speso parecchio, ma anche comunque a farla sull'isola, diciamo a Orosei, ho speso un bel po'. E poi sono un disastro perché tutti gli anni io vado e mi dimentico di portare la maschera, tutti gli anni. Quest'anno pure mi sono dimenticata di portare l'ombrellone, quindi ho dovuto comprare ombrellone e maschera.
Non prendete esempio da me, veramente pessima. Tornando a casa, ho anche avuto una bella disavventura con la macchina, nel senso che purtroppo si è rotto il termostato, che è un tubicino di plastica che porta il liquido di raffreddamento del motore nella macchina. Ora non entro nei dettagli perché non sono molto competente, però arrivata al traghetto ad Olbia per tornare a casa è iniziato a apparire questa spia di eccessivo surriscaldamento del liquido di raffreddamento del motore. Per cui alla fine sono riuscita a salire sul traghetto, ho aggiunto un pochino di acqua, non fatelo se non è fredda la macchina, altrimenti l'acqua vi uscirà. E poi a Livorno ho trovato un meccanico meraviglioso che ha trovato subito il problema, ha cambiato questo pezzettino, me l'ha messo in ferro e non più in plastica e mi ha aggiunto un po' di antigelo. Insomma, è stato fantastico, 80 euro per questo disguido, ma sono riuscita ad arrivare a casa e lui è stato veramente meraviglioso. Come vedete, non mi sono fatta mancare proprio niente, neanche gli imprevisti. Questo è il totale di quanto ho speso per 10 giorni in Sardegna senza farmi mancare davvero nulla, quindi sono molto molto felice della vacanza che ho fatto. Fatemi sapere se secondo voi ho speso tanto, ho speso poco, quanto spenderete voi per le vostre vacanze e soprattutto dove andrete. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!